Guardandoci alle spalle dopo le migliaia di chilometri percorsi in lungo e in largo per l'Italia, ci restano impressi degli incontri con personalità diverse, ciascuna a modo suo fuori dagli schemi, eccentriche. Fischi al Vento ha pensato di annotarsele nella memoria del suo 2014 in quanto esempi discutibili ma stimolanti di un pensiero originale. In tempi di discredito grave che affligge la nostra classe politica, abbiamo deciso di cominciare da un politico davvero sui generis, uno che i notabili della città di Messina liquidavano come tipo strambo, sognatore ingenuo. Invece, Renato Accorinti, professore di ginnastica mistico non violento, ha conquistato il cuore dei messinesi. Divenuto sindaco a sorpresa, in segno d'umiltà, ha varcato la soglia del municipio a piedi nudi. Buongiorno signor sindaco. Così, Benvenuto. qua ci si bacia? Sì, Qua a Messina? ci abbracciamo Il sindaco bacia pure. Ci tutti. Sì, sì, abbracciamo. sì, sì. E al sindaco si dà del lei. Assolutamente no, rigorosamente del tu. Dalla tua poltrona di sindaco vedi la Calabria, l'altra sponda dello stretto, senza ponte. Senza ponte. Poi dalla tua poltrona vedi la Madonna di fronte a E te. qui è una città votata alla Madonna. Però ci hai aggiunto degli altri simboli che non siamo abituati a vedere nella stanza di Assolutamente un sì. sindaco. Perché se Sì. mi volto qua, questo è il Mahatma Gandhi. Gandhi per me ha indicato una strada al mondo, ha preso lo spirito religioso e l'ha incarnato nella vita sociale ed è divenuta finalmente, nobilmente, la politica. Paolo VI diceva che la politica è la forma più alta di carità. Ed è effettivamente una forma spirituale, perché la politica è solo il bene comune. Questa parola non violenza, che è lo spirito veramente umano, spirituale, nella giustizia, nell'uguaglianza, è una cosa veramente unica quello che lui ha fatto. Accanto a Gandhi c'è la bandiera dello scandalo. Tu l'hai sfoderata Sì, il 4 ma il 4 novembre novembre questa è stata una. nel 2013 Allora. durante le celebrazioni della festa delle Forze Armate. Sì, della prima guerra, E della vittoria della alcuni, prima guerra mondiale sì, anche. e alcuni alti ufficiali delle nostre Forze Armate in segno di protesta se ne sono andati via. Sì, devo dire che già 35 anni fa venivo qui con i cartelli a parlare di disarmo unilaterale. Posso dire che la bandiera del sindaco di Messina è questa qui. Della Ma sì, simbolo della pace, pace, la la citazione di citazione di Sandro Pertini. Pertini, svuotiamo gli arsenali, colmiamo i granai. Ma Pertini era Presidente della Repubblica, dunque anche capo delle forze armate. Io ho citato un capo delle forze armate e poi cito La Costituzione un articolo repubblicana. 11 che è fondamentale, che questa parola ripudia non è messa a caso. Queste sono le basi del vivere civile, del vivere in un modo proprio fraterno con tutti gli esseri umani, con tutti gli animali e con tutto l'ecosistema. La politica è proprio equilibrio nell'ecosistema. Noi Ma siamo quando una vai in giro a piccola. dire queste parole che mi hai appena Abbiamo vinto detto, per ti questo, prendono sul Gandhi. serio? Io pensavo, Abbiamo non dicono, ma vinto. questo chiacchiera Sì, di alti sistemi. ma guarda, è una vittoria che non è mia. È una vittoria culturale e spirituale, ed è una vittoria non dei messinesi, ma di tutti quelli che hanno creduto che i valori e l'utopia, guarda, fare una lotta con i valori e l'utopia nel cuore, nella mente, di essere, come dice Gaber, concreti come dei sognatori. Allora, questo è quello che vogliono milioni di persone, non io. Questo è il tavolo anche che facciamo le riunioni di giunta. Questo signore è un mio amico, è Vincenzo, è un barbone che ha vissuto in questa città per decenni, lo conoscevano tutti. Io sono stato vicino a lui per moltissimi anni, i miei momenti liberi spesso li passavo con lui la sera, aveva 3 cappotti addosso perché ovviamente non sapeva dove metterli, ma era una persona straordinariamente anche non solo Perché a libera. Messina non c'è un posto di ricovero dei senzatetto. Abbiamo detto dall'inizio che questa amministrazione si doveva contraddistinguere da 2 cose, la lotta a favore degli ultimi e dei bambini. E gli ultimi sono loro, sono le persone che sono in carcere, perché sono l'anello debole della società, quelli che non hanno molte chance, molte opportunità e per forza di cose vanno a finire là.
con loro abbiamo fatto una casa e si è chiamata la Casa di Vincenzo, proprio per i senza tetto. E secondo te non dà fastidio ai messinesi vedere il sindaco sempre in maglietta, che gira con i barboni, li abbraccia, li bacia e sembra occuparsi più di loro? Non ti dicono, come succede qualche volta al nord, che lo dicano i leghisti, ah, ma qua sono privilegiati questi signori? Qualcuno lo dice, ma è successo razzismo un altro... Razzismo all'incontrario. Qualcuno lo continua a dire, però, 30 anni fa, 40 anni fa che facevo questo, lo dicevano in molti. Poi pian piano di meno. Ora c'è tanta gente che mi abbraccia per strada e dice, vai avanti per questa strada, perché... veramente fa onore a un'intera collettività. Per me la scommessa è di far diventare un intero condominio di 250.000 abitanti in comunità. Questo è il salto di qualità. La comunità è quando tu senti che gli altri sono i tuoi fratelli. Tu non te la metti mai la giacca e la cravatta? Non l'ho mai comprato una giacca e una cravatta. Non ce l'ho, però devo dire che la giacca a me piace molto. Il capo di gabinetto, suo figlio mi ha prestato una giacca, che ce l'abbiamo qua in prestito, che lo uso solo quando entro in Consiglio Comunale e la tolgo. Insomma, ancora c'è questo regolamento, vorrei chiedere di eliminare questo. Anche la Regione si deve entrare in giacca e cravatta. Io finora sono entrato qualche volta, non mi hanno sgamato e sono entrato. Tu sei entrato per la prima volta dentro al municipio di Messina a piedi nudi. È stata una cosa istintiva, ma dentro che aveva un grande senso e poi anche simbolica. Ho fatto due gesti subito. A piedi nudi perché è il rispetto delle istituzioni, perché voglio stare con i piedi per terra, perché voglio avere non solo il rispetto, ma con umiltà voglio... il potere deve essere solo servizio. La grande rivoluzione da anarchico e dire che le istituzioni sono sacre, le hanno dissacrate con comportamenti veramente così violenti nei confronti dell'intera collettività, che non è stato solo il veramente togliere le risorse economiche, ancora di più lo stupro è stato culturale, hanno fatto sentire il distacco con i cittadini al punto che addirittura sotto c'era un vetro e tu non potevi entrare al comune, dovevi consegnare la carta d'identità, dovevi passare, dovevi riempire un modo, neanche a Berlino Est. Nei primi sei mesi, rispetto al sindaco di prima, in spese di rappresentanza, io ho speso non meno il 20, il 30%, meno il 96%. Ora dico, con tutti gli sforzi possibili e immaginabili, spendere meno del 96% del predecessore, ma veramente non l'ho fatto apposta. Ma che rivoluzione! Sì, vogliamo la normalità. Noi vogliamo essere persone normali. Messina era luogo dello scontro fra culture e religioni. Deve diventare il posto dell'incontro. Speriamo di poter dare la cittadinanza onoraria al Dalai Lama, anche a Papa Francesco. Il gemellaggio con Assisi e con Benares per l'incontro fra Oriente e Occidente. Qui appunto Messina proprio nel centro del Mediterraneo. Non hai paura che i messinesi, dopo questo scherzo che hanno giocato alla vecchia classe dirigente, che evidentemente aveva fallito, altrimenti tu non saresti qui, a un certo punto si stufino e dicono va bene, abbiamo giocato con Accorinti, adesso... Possono tornare indietro. L'unanimità non è in natura. Mi hanno scelto, sapevano, perché non è dice, tutto in una volta io ho cambiato. No, quello che faccio è quello che sono e quello che ero per 40 anni. Ricordi quando ti deridevano, quando ma certo, ti prendevano in giro? Perché da queste stanze sono stato buttato a calci mille volte. Cosa ti dicevano? Che chiaramente erano battaglie, ecco, l'utopia, ma l'utopia è la cosa che ha fatto cambiare il mondo. Sono felicissimo di vivere con l'utopia. Le utopie del passato sono oggi realtà. Pensa, tu hai dei il fascismo, ricordi la Costituzione. Anche dolorosi di umiliazioni subite. Umiliazioni per me mai. E in questo ti dico una cosa che può sembrare arrogante, ma non lo è. Non ho mai perso. Cioè? E cioè che anche quando apparentemente perdevo, perché mi buttavano fisicamente fuori, mi facevano processi per istigazione alla diserzione, perché non andava avanti la battaglia, la finalità della tua battaglia. No, se resti con la schiena dritta, testa alta,
che credi che un giorno veramente cambierà. Ricordando Tenco, è cambiato.